Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con il TRG Notizie. Vi ricordiamo il nostro indirizzo di posta elettronica, teleradiobottolengo@gmail.com e il nostro telefono 030 95 17 483. Ci trovate il venerdì sera per lasciare i vostri messaggi dalle ore 19:30 alle ore 22 circa, presso il nostro studio televisivo, situato all'interno del centro pastorale. Ulteriori contatti li potete anche avere direttamente con i nostri operatori, Mary Roversi, Vittorio Barberi, Eleonora Fioletti, Mino Norini, Luigi Cè, Mirko Marini e Alessia D'Ancelli. Oppure lasciando i vostri messaggi presso l'ufficio parrocchiale, aperto tutte le mattine dalle ore 9 fino alle ore 11. Ed ora lasciamo spazio all'editoriale di Don Arturo, speciale per la Quaresima 2017. Cari amici, se è giusto pensare al battesimo e agli altri sacramenti come antidoto agli influssi del male su di noi, ciò non significa assolutamente essere esonerati dall'affrontare la parte oscura che ci abita. Il battesimo, piuttosto, è il viatico, cioè la forza per noi che siamo in cammino, per potervi entrare in questa situazione senza paura alcuna e dissipare le tenebre del male con il coraggio dell'amore, che passa sempre attraverso il coraggio della verità, di cui parla Driuvmann e che conclude il suo commento così: realizzare questa unità dei contrari, questa sintesi di spirito e di istinto nell'uomo rappresenta senza dubbio l'abilità più impegnativa di tutta la vita umana. Ma finché non si è realizzata, non è neppure possibile agire in modo benefico verso l'esterno. Questo processo di liberazione, che comporta una volontà di integrazione di tutti gli aspetti della nostra umanità, perché sempre più sia a immagine e somiglianza di Dio, fa veramente onore all'uomo e fa onore al Creatore. Il nostro Dio non ci evita la fatica, ma ci abilita al combattimento in vista della corona di gloria. Amna Sincletica, una donna che viveva nel deserto in mezzo ai padri, diceva virilmente: grandi sforzi e penose lotte attendono coloro che si convertono, ma dopo una gioia inesprimibile. Chi vuole accendere un fuoco, lì per lì è disturbato dal fumo che fa venire lacrime. Perciò dobbiamo accendere in noi il fuoco divino tra gli sforzi e le lacrime. La Quaresima ci riporta alla coscienza che la via della salvezza non significa esenzione dalla fatica, ma certezza della vittoria. In un tempo in cui molti si rifugiano in elisir di vario tipo, in tecniche che assicurano la negazione del dolore e dell'impegno rigoroso, i credenti in Cristo, morto e risorto, devono riaffermare la grandezza e l'importanza di quella che San Gregorio Magno chiamava scuola del dolore, non certo per masochismo, ma per amore della verità della vita. Il tempo quaresimale è dunque l'occasione per rinverdire la grazia battesimale, la quale abilita alla lotta contro ogni forma di male, in noi e attorno a noi. Come ogni atleta e come ogni lottatore, il cristiano deve sapersi ungere con la preghiera e l'ascesi al fine di risultare imprendibile alla tentazione. Inoltre,
come in ogni arte e in ogni sport, non si possono conseguire risultati senza un vero allenamento. Dovrebbe risuonare ai nostri orecchi la domanda di Origene: perché questo disgusto di doverti sforzare, di faticare, di lottare e di venire l'artefice della tua salvezza? Ti piacerebbe forse di più riposarti nel sonno di una vita pigra e di un perpetuo benessere? Certo, una delle caratteristiche proprie della Quaresima è l'ascesi. Un termine e una realtà che stride molto con la ricerca del benessere e dell'edonismo che caratterizza la nostra società. L'ascesi può essere nel nostro tempo e nel nostro mondo una sorta di silenziosa rivoluzione, tendente ad arginare quello sfruttamento esasperato ed ingiusto delle risorse del mondo, che invece sono di tutti e per tutti. L'ascesi, nel senso di una vita pensata anche nella linea della rinuncia al superfluo e dell'austerità, non è solo un affare di santificazione personale, ma è più profondamente un modo per trasformare la nostra società e la nostra cultura, dirigendole verso un'attenzione riverente ad ogni cosa e a tutti coloro che ci circondano, con quella cura della casa comune che esige la capacità di ciascuno di saper rinunciare e limitarsi per condividere ed essere solidale con tutti e con lo stesso creato. Nella liturgia del battesimo, il neofita riceve, alla fine del rito, una candela, la cui luce viene attinta dal cero pasquale. Con questo gesto, il nuovo cristiano viene inviato nel mondo come testimone della luce. La Quaresima è l'occasione per verificare quanto il sale e la luce che il cristiano è chiamato ad essere per il mondo non abbiano perso sapore o splendore. In tal caso, a null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Così, la Quaresima diventa un tempo dedicato alla purificazione e alla preparazione, e perciò rappresenta ogni anno per il credente e per tutta la comunità cristiana il momento adatto per verificare la propria fedeltà ai doni e agli impegni del battesimo. La grazia che ci è stata data, infatti, ha bisogno di essere dinamica e sempre viva nell'esperienza quotidiana, altrimenti diventa sterile. Il tempo quaresimale diventa così un momento propizio per dichiarare guerra a tutto ciò che non è nella linea del Vangelo e per crescere attraverso la lotta e la fatica nella imitazione di Cristo. Pace, bene e tanta serenità. Buona domenica e felice settimana. Oggi, domenica 19 marzo, alle ore 16 in oratorio, l'incontro del quarto e quinto anno dell'iniziazione cristiana. Mercoledì 22 marzo, alle ore 20:30, i centri di ascolto della parola, quinta e sesta apparizione della Madonna di Fatima. Giovedì 23 marzo, alle ore 13:30, la Bella Età parte per il Museo Diocesano, fermata autobus al Carroccio. In oratorio, alle ore 20:45, il rogo della Vecchia. Venerdì 24 marzo, alle ore 20:30, la Via Crucis, in contrada San Benedetto. L'inizio è in via Pavona numero 16.
Sabato 25 marzo, alle ore 20:30, in oratorio, il gioco televisivo del quarto anno dell'iniziazione cristiana. Domenica 26 marzo, alle ore 16, in oratorio, l'incontro dei genitori e bambini del primo anno dell'iniziazione cristiana. Alle ore 18:30 in oratorio, centri di ascolto della parola per preadolescenti, adolescenti e giovani. Segue cena. Fino a martedì 21 marzo, presso l'ufficio parrocchiale, adesioni per la festa dei lustri di matrimonio. Domenica 26 marzo 2017, alle ore 10 la Santa Messa. Alle ore 12 il pranzo libero in oratorio dal prezzo di 25 euro. Domenica 2 aprile, alle ore 15 in oratorio e a 18 San Girolamo, il pomeriggio di spiritualità per tutta la comunità parrocchiale di Gottolengo. L'amministrazione comunale di Gottolengo, in collaborazione con il nucleo volontari ANC, postazione 118 Gambara, organizzano il corso di primo soccorso gratuito. Il lunedì e il mercoledì dal 27.03 al 12.04 alle ore 20.30 a Gottolengo presso il Teatro Zanardelli in piazza 20 Settembre. Per info e iscrizioni presso Vincenzo al numero 335-53-48850 e Stefano al numero 340-4711912 oppure inviare un'email all'indirizzo volontarigambara@gmail.com. Agli studenti verrà rilasciata la certificazione valida per i crediti formativi. Gottolengo si differenzia. Consegna del kit per la raccolta differenziata. Si avvisa la cittadinanza che il kit per la raccolta differenziata saranno consegnati a tutti gli utenti presso il magazzino comunale in via Pavone 10 nei giorni giovedì 6 aprile 2017 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14 alle ore 17. Venerdì 7 aprile 2017 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14 alle ore 17. Sabato 8 aprile dalle ore 9 alle ore 13. Tutti i cittadini sono dunque pregati di presentarsi in tali giorni ed orari presso il luogo sopraindicato muniti di copia di bolletta Tari per ritirare il proprio kit. Qualora non sia possibile presentarsi in tali giornate, si potrà delegare una persona per il ritiro, purché abbia con sé il documento richiesto. I cittadini utilizzeranno i contenitori già in dotazione, mentre i kit che verranno consegnati costituiscono la fornitura annuale di sacchi e per informazioni si può rivolgersi al comune al numero 030 95 18 750. Ed ora la rubrica di Ortolengo e Fantasia. Inizio di settimana con tempo variabile, a tratti nuvoloso con possibilità di deboli piogge dalla seconda metà di settimana. Tempo di influenza atlantica con umidità in aumento. Temperature che torneranno nella media del periodo tra i 9 gradi di notte e i 17 gradi di giorno. Ed ora parliamo ancora di piante ed erbe spontanee. Tutti gli esseri vegetali, alberi, arbusti, erbe selvatiche coltivate hanno un ruolo essenziale per la qualità dell'aria che respiriamo. Per mezzo dell'energia solare e grazie alla assorbita dalle radici e all'anidride carbonica dell'atmosfera, le piante ci forniscono ossigeno e zuccheri attraverso la fotosintesi clorofilliana. I vegetali, freschi o trasformati, alimentano direttamente o indirettamente tutti gli esseri viventi e ovviamente anche la vita umana. Da milioni di anni la vita sul nostro pianeta è possibile soltanto grazie al mondo vegetale, che perfettamente equilibrato e autonomo è in grado di adattarsi a qualsiasi ambiente e qualsiasi clima.
Le piante spontanee crescono in qualunque ambiente, anche in zone dove l'acqua e le sostanze nutritive scarseggiano. Lasciate a se stesse, le piante si propagano e acquisiscono spazi sempre più ampi. Fioriscono e con varie strategie spargono poi i loro semi, occupando e ampliando il loro territorio a disposizione. Le piante selvatiche hanno la capacità di adattamento che talvolta scarseggia nelle specie selezionate dall'uomo. L'agricoltura sceglie i caratteri genetici migliori per le nostre esigenze di orticoltura, mentre le erbe spontanee vengono selezionate direttamente dall'ambiente per adattarsi alle esigenze della natura, che è fortemente selettiva. Il tarassaco dente di leone, a Gottolengo lo conosciamo come la gratarella, è sicuramente la pianta più nota tra quanti vanno raccogliendo nei campi erbe selvatiche. Sul finire dell'inverno compaiono le prime foglie del tarassaco. Spuccano dal terreno in una robusta rosetta basale, per poi lasciarsi con foglie seghettate in portamento eretto. I fiori sono riuniti in grossi capolini di color giallo carico, portati da gambi che hanno origine indirettamente dalla radice e crescendo si erigono anch'essi verso l'alto. Tutte le parti del tarassaco si spezzate emettono un lattice biancastro. Ogni gambo del fiore è cavo e porta un unico capolino che, a maturazione, si trasforma in un'influttescenza sferica, lievissima, la quale si disgrega al minimo soffio di vento. Ed ora diamo lettura del programma delle serate rosa. Giovedì 23, serata sul tema Principi di primo soccorso nell'ambiente domestico. Relatori e formatori della ANC Sanitaria Gambara. Giovedì 30, serata di vita familiare, cucito, gioco e due passi per la salute. Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì si cammina dalle ore 9:20:30 presso il palazzetto dello sport. Vi aspettiamo. Per la stagione teatrale di Gottolengo 2016-2017, sotto la direzione artistica di Christopher Castellini, presso il Teatro Zanardelli in piazza 20 Settembre di Gottolengo, sono stati organizzati gli spettacoli. Domenica 26 marzo 2017, alle ore 16:30, Il Bello Addormentato, ovvero Signe e i Principi Linni, spettacolo per bambini, della compagnia Perché No. E se al posto della principessa bella addormentata ci fosse un principe da liberare? Duelli di magia e una storia d'amore tra una principessa e il principe bella addormentato. Una fiaba islandese per bambini, capace di far emozionare e commuovere. Venerdì 31 marzo 2017, alle ore 21, La domanda di matrimonio, commedia brillante di Anton Chekhov, regia di Maurizio Milzani, proposto dalla compagnia Gruppo Teatro Esperienza. La domanda di matrimonio è un atto unico scritto da Chekhov nel 1888. Fra ruggini antiche di buon vicinato e comici squarci di vita campestre, si assiste al ruvido approccio fra due rampoli di buona famiglia, in cui i battibecchi si alternano a riappacificazioni, preludendo a quello che sarà la futura vita matrimoniale. Sabato 8 aprile 2017, alle ore 21, la compagnia Arturo Company propone Ceneri alle ceneri e testimonianze dall'Olocausto, dramma di Harold Pinter. Devlin e Rebecca che conversano nel salotto di casa. Devlin vuole sapere di più riguardo ad un vecchio amante della donna, ma in realtà si capirà che dietro al loro dialogo si nasconde una verità drammatica. Lentamente Rebecca lascia andare ricordi frammentari, incalzata da Devlin, che sembra apparentemente sorpreso. Ma è poi veramente all'oscuro di tutto? Non sarà in realtà coinvolto anche lui in quegli episodi? Un dialogo a volte spiazzante, a volte carico di tensione, condurrà lo spettatore verso la verità finale. Il Teatro Zanardelli ospita anche concerti, mostre d'arte e dibattiti del caffè letterario. Per informazione potete visitare il sito www.teatrozanardelli.it. Ed ora il calendario liturgico della settimana.
Oggi, in chiesa parrocchiale, alle ore 18.30, la Santa Messa per i defunti Bazzana Giuseppe, Busseni Aldo, Luigi, Fausto e Aldino. Lunedì 20 marzo si ricorda San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria. In oratorio, alle ore 6.30, l'ufficio di letture e lodi. Presso il cimitero, alle ore 10, la Santa Messa per i defunti Antonio Alfano, Paolo Biazzi, Giulio Arnoldi. In oratorio, alle ore 20.30, la Santa Messa solenne per i papà vivi e defunti. Segue l'infresco. Martedì 21 marzo, in oratorio, alle ore 6.30, l'ufficio di letture e lodi. In oratorio, alle ore 8, la Santa Messa e ora terza, per i defunti, Bonazzoli Gildo e Angelo Andrini. Presso la Santella San Benedetto, alle ore 20, la benedizione e Santa Messa per le famiglie della Contrada. Segue l'infresco. Mercoledì 22 marzo, in oratorio, alle ore 6.30, l'ufficio di letture e lodi. In oratorio, alle ore 8, la Santa Messa e ora terza, per i defunti, Lorenzi Renzo e Andrea. In oratorio, alle ore 18.30, la Santa Messa e Vespri per i defunti Adriana e Paolo Bertoletti. Giovedì 23 marzo, in oratorio, alle ore 6.30, l'ufficio di letture e lodi. Alle ore 8, la Santa Messa e ora terza per il defunto Marini Anselmo. Alle ore 16.30, la Santa Messa per i defunti Piazza Nicola e Felicita. Alle ore 18.30 la Santa Messa e Vespri in oratorio per i defunti Agnese, Adele, Luigi, Pietro, Emilia e Giuseppina. Venerdì 24 marzo in oratorio alle ore 6.30 l'ufficio di letture e lodi. Alle ore 8 la Santa Messa ora terza per i defunti Tondi, Barbarina e Luigi. In oratorio alle ore 15 la Via Crucis. Alle ore 18.30 la Santa Messa solenne per i defunti Franzoni, Mario, Mizzanettino e famiglia. Sabato 25 marzo, dalle ore 9 fino alle ore 11, le confessioni in chiesa parrocchiale. Si ricorda l'Annunciazione del Signore. Presso la casa di riposo, alle ore 16.30 la Santa Messa per i defunti Dottor Piero e Benini Paola, Tondi Rina. In chiesa parrocchiale, alle ore 18.30, la Santa Messa per i defunti Maria e famiglia Puzzi, Cherubini Lorenzo, Anna e Cesare. Domenica 26 marzo, in chiesa parrocchiale, alle ore 8, la Santa Messa per i defunti Piccinelli Maria e Giuseppe, Breda Ferdinando. In chiesa parrocchiale, alle ore 10, la Santa Messa per i defunti Morbini Anna Maria, Zacco Alice. In chiesa parrocchiale, alle ore 18.30, la Santa Messa per i defunti della famiglia Biloni e Pietro Zangheri. Alle ore 7.40, dal lunedì al venerdì, Buongiorno Gesù nella chiesetta dell'oratorio. E con questo è tutto. Vi lascio ai giochi della Quaresima di ieri sera, sabato 18 marzo, con protagonisti catechisti e bambini del terzo anno dell'iniziazione cristiana. Vi auguro una buona domenica e una buona settimana.